Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con lo speciale calcio mercato. Oggi lunedì 13 agosto è stato presentato il calendario del campionato cadetto. Il Pescara esordirà a Cremona, prima giornata, mentre la seconda giornata ospiterà il Livorno. Attenzione perché il calendario potrebbe essere più virtuale che non reale. Tra poco capiremo il motivo. Intanto saluto gli ospiti che ringrazio anticipatamente, l'amico Gianluca Colonnello. Buonasera Buonasera, Gianluca. buonasera. L'esperto Esperto giornalista di di lungo corso Federico De Carolis, che ci potrà dare una chiave di lettura su quello che sta accadendo. Il calcio sempre di più nel caos, caro Federico. Altri tempi, vero, è altri vero. tempi, quelli Nuovi tuoi. tempi, No, nuovi quelli tuoi, tempi. altri tempi, adesso dobbiamo Quelli miei adeguarci. erano altri tempi, ma erano tempi che avevano anche delle discrasie, delle Ma contraddizioni, non si però è non mai si arrivati arrivava a mai a tanto, questo punto, insomma. insomma, non si è mai arrivati a questo punto e questo dispiace perché il calcio sta rischiando grosso in questo momento, sta rischiando che il tifoso si tiri indietro, specie per quel che riguarda la Serie B, perché in Serie A col personaggio ti salvi sempre, ma in Serie B E poi sarà anche un certe campionato. scelte potrebbero essere pagate a caro Tra prezzo. l'altro sarà un campionato spezzatino. Buonasera a Vincenzo Cilli. Buonasera Vincenzo, in Buonasera, perfetta forma Massimo. come sempre, di Buonasera, ritorno, Massimo. insomma. Consentimi di avere un Sì. pizzico di invidia per la tua abbronzatura. I Grazie, molto complimenti. gentile. Ma io sono sempre abbronzato, 365 giorni all'anno, Vedo che non ci sono la settimana in problemi. Sardegna ti ha fatto particolarmente bene. Assolutamente. Consentimi di mandare dei saluti velocissimi agli amici Italo e Maurizio e un Sì. saluto particolare al presidente dell'Ortona Calcio che sta ponendo in essere veramente un gran bel progetto, Rocco Iulisci. Ah, Veramente come no, Rocco una. Iurisci che salutiamo, tra l'altro un progetto che riguarda il settore giovanile, Sì, due squadre sì. che si sono, che hanno trovato un punto d'intesa, le due società principali di Certo. Ortona. Dentro il quale ci sarà anche l'amico Stefano Bellè, Stefano Bellè. come tu ben sai, presenterà la squadra il 23 agosto e io ci Sì, sarò quella sera. assolutamente, speriamo. Auspico che anche Gianluca Colonnello sia presente quella sera. Che è stato testimonial invece della presentazione della squadra del Tollo, qualcosa del genere, Sì, insieme con con Rocco Rocco Pagano. Pagano, due grandi del calcio. Tra l'altro Rocco Certo. Pagano è stato il primo giocatore, adesso se mi ascolta Totò Martorella mi chiamerà in diretta, il primo giocatore a aver segnato in Tutte tutte le le categorie. categorie, dalla Serie A alla terza, rivendica, diciamo così, questo primato Totò Martorella, però Ora insomma. Totò chiamerà. Adesso Sì, chiamerà. sì, sì. Allora, avevamo intenzione di collegarci col presidente della Pescara, Daniele Sebastiani, è irraggiungibile in questo momento, però chiedo a Dino D'Angelo, che saluto e ringrazio, naturalmente ci guida in modo come sempre impareggiabile dalla regia, di riprovare. Naturalmente il telefono è caldo del presidente Sebastiani, parleremo con lui di questa giornata caotica, una giornata caotica di cui avremmo fatto volentieri a meno. Davvero il teatro dell'assurdo. Potremmo definirlo così, Gianluca, Sì, Federico e Vincenzo. sembra tutto il contrario di tutto, e cioè è difficile capire perché tra la mattina e la sera cambiano situazioni e quindi io seguo attraverso i telegiornali e sui giornali, su internet, tutta l'evolversi del tutto è difficile capire perché anche ora hanno deciso per i calendari, però. Ci sono diverse società sul piede di guerra, Sì, già una che marea di sì, ricorsi, una eh? marea di ricorsi, Provercelli, Ternana e Siena. sì, ed Sì. è difficile capire perché prima cercavo di leggere il Neuf, hanno aggiunto un comma e quindi vado sempre a leggere, però non è semplice, quindi bisogna aspettare e vedere come va a finire. E allora abbiamo l'opportunità di interloquire con la Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Una giornata che dire caotica non rende esattamente l'idea. Le giornate nostre sono tutte così, quindi non. Ho capito, però non è normale quello che è successo oggi a Milano, eh? Non è normale, ma era una giornata caotica annunciata, perché fondamentalmente la Lega di Serie B si era espressa già un mese fa in assemblea sull'aspetto del rito Scaggi.
aveva votato all'unanimità e fatto il blocco di ripescaggi. Si è riespressa 10 giorni fa ugualmente, si attendeva la conferma della PGC che è arrivata questa sera. Quindi si va avanti per il momento con questo calendario, il campionato 19, anche perché poi a seguito delle ultime sentenze che ci sono state, che sostanzialmente hanno rimesso in discussione tutto, perché avendo sospeso la sentenza sul Novara, sì, a oggi, certo, la situazione attuale avrebbe come tra le ripescate Siena, Provercelli e Ternana, sì, e non più Novara e Catania. Quindi quando si parla di ricorsi c'è pure un po' da sorridere, perché uno fa ricorsi su cosa? Se ancora non sai se c'aveva i diritti o non c'aveva i diritti. E poi fondamentalmente il ripescaggio non è un diritto, è un'opportunità, quindi non è che uno quando si iscrive al campionato dice vabbè, ok, mi iscrivo, poi se retrocedo magari posso essere ripescato. È un'opportunità che l'ente che organizza il campionato può decidere. Anche perché si parla da anni di riforma del campionato, dei campionati, e poi quando si arriva al dunque è chiaro che non è una cosa bella per chi magari si aspettava di poter ritornare tra la cadetteria, però sono sparite 3 società, non perché qualcuno le ha cacciate, perché purtroppo non si sono più. Ah, beh, questo è poco ma sicuro. E quindi quale, sì, quale è vero, situazione... Presidente. No, io sono d'accordo, si auspicava da tempo, da anni, no? Un dimagrimento. Non parliamo per noi presenti in studio che stiamo bene, a parte le battute, un dimagrimento dell'organico di Serie B, però ci sono delle regole da rispettare e mi riferisco, sì, agli articoli 49 e 50 delle NOIF. Sì, sì, però le regole, cioè il commissario della federazione non è che è stato messo lì per fare, per perdere tempo, è stato messo anche per fare le riforme, soprattutto per fare le riforme in attesa di poi decidere sul nuovo management della federazione. Quindi questo fa parte anche delle sue decisioni, quindi poteva prenderla il commissario queste decisioni, ha deciso di prenderla, vuol dire che ha valutato che la richiesta della NBA fosse una richiesta legittima e si potesse percorrere questa strada, perché ripeto, a oggi noi avremmo dovuto aspettare per stilare i calendari, avremmo dovuto aspettare il 7 settembre. Ho capito, quindi insomma, ecco, c'è Federico. A seguito del 7 settembre ci sarebbe, sì, stato magari qualche altro ricorso e il campionato partiva all'anno prossimo. Questo è anche vero. Federico De Carolis. Scusi Presidente, ma questa divergenza abissale, sempre abissale, tra il commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega di Serie B non potrebbe essere risolta con un pizzico di buona volontà e mettere tutto a tacere, o no? In che senso questa differenza abissale? La polemica ha raggiunto toni veramente altissimi, è condannabile da parte del pubblico, eh? Sì, sì, ma infatti qui la cosa brutta è che la brutta figura, l'immagine, lo fa il calcio, non è che lo fa nella Serie B, nella federazione, cioè, purtroppo quest'anno abbiamo assistito a delle situazioni nel mondo del calcio che sicuramente non lasciano un bel segnale, soprattutto per chi poi ti guarda dall'esterno, che sono i tifosi, sono il pubblico, sicuramente è una cosa non bella. Quindi si auspica, io dico sempre che se le 3 componenti, che sono, diciamo, anzi le 4 componenti, a partire dai dilettanti, sì, per Lega Pro, la Serie C, la Serie B, la Serie A, non si siede a un tavolo per fare le riforme. Guardiamo quello che è successo con le seconde squadre, c'è stata una richiesta per anni di seconde squadre, poi l'unica che ha fatto la seconda squadra è la Juve, e poi magari sono state 4 società di Serie A che hanno concorso per comprare il Bari in Serie D, e c'è qualcosa che non va. Non è qualcosa che non va, molte cose non vanno, troppe cose. Ma se non ci si siede a un tavolo tutti insieme, le varie componenti, non è che ognuno può decidere per i fatti suoi, perché quella che è la decisione della B si può ripercuotere sulla C, quella che è la decisione della A domani si può ripercuotere sulla B e viceversa. Quindi bisognerebbe fare un tavolo di confronto di tutti e una volta per tutti lavorare sulla riforma dei campionati, perché evidentemente le squadre sono troppe. Anche considerando quelle che sono
le richieste legittime dell'AIC, però è anche vero che noi continuiamo a sfornare giocatori, tra virgolette, che magari vanno in Lega Pro solo perché sono giovani, e poi un 95 oggi è un giocatore vecchio. È già anziano, sì, infatti è proprio così. Non si può pensare una cosa del genere, perché io penso che se poi si fa un livello, se si vuole alzare un po' il livello, la qualità, probabilmente il 95 che ha fatto 100 partite in Serie C e oggi non trova squadra è un'assurdità. Addirittura il 97 in Serie D è già anziano, un 21enne, insomma, fa parte già degli over e non più degli under. Una squadra che di Serie D che deve avere 4 under, certo, deve avere 8 buoni, altrimenti rischia di giocare la partita in inferiorità numerica. Ma su questo sfonda una porta già ampiamente aperta, e ho sempre detto che a prescindere dall'età, se un giocatore è bravo deve comunque giocare al calcio, a prescindere, ripeto, dall'età. C'è Vincenzo Cilli che vuole porre una domanda, rivolgere una domanda al presidente Sebastiani, poi entreremo naturalmente nel merito perché questa è politica calcistica. Presidente, buonasera. Ciao Daniele, per dare seguito alla domanda opportuna di Federico, avete riassunto molto bene quella che purtroppo oggi è la situazione quasi drammatica da una parte e grottesca dall'altra. Io mi aspetto anche un'azione da parte della DAZN, della piattaforma Perform, che ha investito parecchi soldi per acquisire i diritti televisivi della Serie B, e oggi ad esempio leggevo il comunicato durissimo del patron Stefano Bandecchi della Ternana, riassumendolo diceva: ma io devo, prima mi fanno tirare fuori 700.000 euro per fare la domanda per essere ripescato e poi mi bloccano, e dall'altra parte abbiamo assistito alle feste a Catania perché speravano di essere ripescati alla Serie B. Ora mi rendo conto, Daniele, che la risposta è difficile. Considerando anche l'articolo 50 del NOIF che stabilisce delle regole ben precise, cioè quando si cambiano delle regole, è quello che stavamo dicendo prima, non bisogna farlo, bisogna aspettare due anni, quindi la domanda, immagino che la risposta sarà difficile, lo anticipo io, ma secondo te come se ne esce? Cosa noi tifosi, noi addetti ai lavori, cosa possiamo aspettarci? Secondo me, se la Lega di Serie B e il commissario della federazione hanno preso una decisione di questo tipo, vuol dire che ci sono i fondamenti per portarla avanti, perché nessuno si vuole mettere a rischio o vuole mettere a rischio la regolarità dello svolgimento di un campionato. È evidente che proprio quello che dicevi tu fa scopa, se vogliamo, con quello che dicevo prima io rispetto a tutta questa serie di ricorsi che ci sono stati. Perché ancora oggi non c'è nulla di definito, quindi il campionato di Serie B sarebbe dovuto partire a metà di settembre, che è una cosa impossibile. Vabbè, è una cosa impensabile. Che tanto comunque chi vincerà il prossimo ricorso ne farà un altro. Sì, no, su questo. Un punto bisogna metterlo. Sì, ma non è il punto, è stato messo nella maniera giusta. Comunque, insomma, il presidente Sebastiani si sente di poter affermare che questo calendario è reale e non virtuale. Ma secondo me è reale, sì. Perfetto, poi magari saranno aggiunte altre squadre se saranno vinti i ricorsi. Ma io non credo che saranno aggiunte altre squadre. Che si parla di campionato a 24 squadre come nel 2003-2004, 46 partite, insomma qualcosa di pazzesco. Ma io non credo che saranno aggiunte altre squadre. No, eh? C'è una sensazione del presidente oppure magari, non so. È una sensazione perché, ripeto, a oggi ci sono tutta una serie di ricorsi in piedi che, se vogliamo ripartire da quello dell'Entella che sì, parla di regolarità giustamente del campionato passato, e allora qua bisogna mischiare tutto. Forse una cosa l'ha detta in maniera corretta, come sempre, perché è un grande imprenditore, una persona serissima, Tonino Gozzi, il presidente dell'Entella, l'ha detta oggi quando ha detto che le regole ci sono e vanno rispettate. Ecco, infatti. Sì, perché se poi si continua a far iscrivere società con fiduzioni fasulle, con bilanci non a posto e tutto quanto il resto, poi ci dobbiamo aspettare di tutto.
Gozzi ha assolutamente ragione, perché la penalizzazione a carico del Cesena sarebbe dovuta essere afflittiva, così invece non è. Ma al di là della penalizzazione del Cesena, se noi andiamo a guardare il calendario del campionato passato, sì, alla luce di quello che è successo, c'era una squadra che si chiama Bari che ha fatto i playoff, certo, sapeva già in partenza che magari non ce la faceva ad arrivare in Infatti il problema è proprio questo, non bisognerebbe far partire certe squadre, questo il discorso. Le regole ci sono. Bisogna farle rispettare e soprattutto bisogna mettere, adesso quello che noi dovremmo fare in Serie B, dovremmo dare delle regole certe su quelle che sono i tetti salariali, perché non è pensabile che in Serie B si possa assistere a società che fanno contratti fuori dalla normalità in questa categoria e poi magari si continua a giocare al lascio raddoppio. Se va bene, se vanno avanti, se Male, quel cerino rimane in mano a qualcuno. Non è più possibile. Una sorta di roulette russa, un po' come è capitato al Bari, giusto per fare un esempio, insomma, no? Sì, ma a me dispiace, perché una piazza come il Bari, no, per carità, è importante per la Serie B, era importantissima per la Serie B. Però purtroppo bisogna capire che non è che si gioca solo per guardare la Serie A, certo, si gioca un campionato, poi una volta vinci, una volta perdi, ma non è che se ogni anno uno può decidere di giocare alla roulette e poi se non va bene i problemi se li subisce il sistema intero. Perfetto. Presidente, vabbè, insomma, il calendario dice prima giornata a Cremona, la seconda in casa con Livorno, insomma, sicuramente lei lo saprà a memoria, il calendario sinceramente adesso lo sto leggendo, più o meno bisogna affrontarle tutte, no? È un po' questo il refrain ogni qualvolta viene varato o sorteggiato, che dir si voglia, un calendario di Serie B di qualsiasi altra categoria. Ah no, dobbiamo giocare, quindi adesso prima la Cremonese, quello che sia, no? Un problema, noi dobbiamo prepararci il meglio possibile per arrivare al 25, al 24, che ancora non si capisce quando giochiamo, se il sabato o la domenica o il lunedì. Anche questo è un disastro, diciamo chiaramente, cioè non è possibile, un campionato sempre più spezzatino. Ma tanto è così, abbiamo assistito a tutti, oramai comandano i soldi, il problema sì, è questo. Però voglio fare una premessa, no? È vero che è brutto dire comandano i soldi. Però la verità. Sì, è brutto dire questo, però se voi pensate che un campionato di Serie B oggi la società vuole essere più tranquilla e più oculata possibile, non spende meno di 9 milioni di euro. Sì. Se il contributo della Lega sono 5 milioni e il pubblico in molte piazze non c'è, come si dovrebbe fare questo campionato? Per forza di cose bisogna i diritti di pubblico, e poi è chiaro che comandano loro. Certo, Presidente, vabbè, insomma il calendario, poi magari ne parleremo anche con gli ospiti. Gianluca, una curiosità col Presidente Sebastiani, magari? No, posso fare soltanto in bocca al lupo per questa nuova annata, perché secondo me ha allestito una squadra veramente competitiva e sono certo che riusciranno a fare un ottimo campionato. Ecco, entrando nel merito, mi ha dato proprio l'assist, mi ha offerto l'assist l'ottimo Gianluca Colonnello. Presidente, insomma, ci sono ancora delle trattative, soprattutto in uscita, Forte e Selasi, abbiamo qualche novità? No, non abbiamo novità, al momento non abbiamo novità. Neanche di Brugman, perché un po' questo è il timore, se vogliamo, dei tifosi. No, ma in questo momento non c'è nulla su Brugman e quindi non siamo contenti che Brugman rimanga qui. Mi è sembrata una risposta decisa però, su Brugman, non mi vorrei sbagliare però. Purtroppo la risposta è decisissima, il problema sai qual è? Che purtroppo arrivano richieste dalla Serie A su giocatori che hanno comunque tipo Zampano, tipo Brugman, che hanno un'età che sono al limite. Cioè, voglio dire, non è che bisogna essere degli scienziati per capire che l'aspettativa di un giocatore che ha fatto bene negli ultimi anni è quello di andare nella massima serie. Però è evidente che se arriva un'offerta importante la società la prenderà in considerazione. Se arriva un'offerta tanto per essere un'offerta, noi stiamo bene così come siamo. Ma in questo momento non ci sono trattative in essere per Brugman, per la cessione di Brugman? Ci sono interessi su Brugman, perché chiaramente è un giocatore
che è attenzionato da qualche squadra di Serie A, però al momento di concreto c'è nulla. Tipo Parma, no? Perché io ho letto il Parma, ha preso Stulac, mi sembra strano. C'è anche Scozzarella che può fare quel tipo di ruolo. Ma per quello che dico, al momento di concreto non c'è nulla. Perfetto, di concreto non c'è nulla, è ufficiale lo scambio insomma, l'operazione col Frosinone, Zampano, Frosinone e Matteo Ciofani e Pescara, tra l'altro un ritorno? Sì. È ufficiale, quindi dalla ripresa della preparazione ci sarà... Troverete anche Matteo Ciofani. Anche Matteo Ciofani, perfetto, quindi Matteo Ciofani, abbiamo detto questo, manca qualcos'altro all'appello, no? Mi pare di no. In attacco, ecco, in attacco, giustamente mi suggeriva Vincenzo. In attacco in questo momento non c'è nulla perché abbiamo Cocco, Monachello e Bonino e quindi siamo più che bene così, è ritornato Capone e quindi siamo completi. Quindi dovete fare insomma solo quelle due uscite minori, tra virgolette, se l'Asi è forte, che però non accetterebbero, uso il condizionale, quanto mai di rigore, il trasferimento a una squadra di Serie C come il Fano. Vale lo stesso discorso che vale per Brugman. Mm-hmm. È chiaro che in questo momento i ragazzi magari aspettano anche qualcosa dalla B. Se non arriva qualcosa dalla B, accetteranno di andare a giocare. Ho capito. Per il portiere invece, chiaramente il terzo portiere, perché Castrati sarà sicuramente il secondo, il terzo portiere sarà un portiere esperto? Sì. Lo troveremo tra quelli che alla decani maniera, per capire. Ho capito. E, Presidente, l'ultima, perché oggi abbiamo letto un articolo su un organo di informazione, IVA, IRPEF, lei ha precisato, quindi insomma mi pare che... Io non c'era manco bisogno di precisare, purtroppo certa stampa dovrebbe imparare a scrivere, soprattutto a riportare le notizie quando ancora non ci sono nella società, magari in anteprima. Poi in questo paese si parla di privacy, si fanno tanti discorsi belli e poi nella realtà qualcuno scrive degli articoli prima ancora che ci siano delle notifiche. Comunque, giusto per stringere il discorso, per tranquillizzare tutti, io sono assolutamente tranquillo. Noi abbiamo fatto una rateizzazione IVA nel 2016, come la stragrande maggioranza delle società sportive. A Pescara la Procura giustamente intende garantire questo tipo di rateizzazione approvata dall'Agenzia delle Entrate con un sequestro per equivalente, ma noi abbiamo, siccome avevamo programmato, come facciamo di solito, il pagamento integrale della somma, questa settimana pagheremo tutta la somma e quindi non abbiamo nessun problema. Perfetto, anche perché se si fosse trattato di IRPEF lo vogliamo anche chiarire questo aspetto. Qualcuno che scrive dovrebbe anche capire che se si fosse trattato di IRPEF probabilmente avremmo preso delle penalizzazioni, probabilmente non ci saremmo nemmeno iscritti al campionato. Sì, ecco, infatti, questo è il discorso, insomma, comunque, sarebbe scattata comunque la penalizzazione, questo volevo dire. Insomma. Comunque, perfetto. La cosa che dà fastidio, capisco tra virgolette chi scrive, perché chiaramente scrivere per Scaracalcio in questo momento, di conseguenza il suo presidente magari qualche copia in più la vende, però bisognerebbe riportare le notizie come sono realmente, perché creano solamente allarmi e false comunicazioni ad una piazza che non ha bisogno di questo, perché è una piazza che negli ultimi anni si è sempre iscritta per prima al campionato, non ha mai creato problemi a nessuno, e probabilmente questa cosa invece di essere un plus probabilmente a qualcuno la fa schifo. Comunque non ce ne frega più di tanto di nulla, noi andiamo avanti, rispettiamo i regolamenti, le leggi, paghiamo e siamo a posto. E questa è la cosa più importante. Sabato, domenica in programma un amichevole con una pari categoria oppure insomma state cercando una squadra? No, io penso che faranno, che il mister vuole fare un amichevole in famiglia a tipo Villa Perosa. Ho capito. Perché vuole dare 90 minuti a tutti e 22 giocatori. Perfetto, quindi non ci sarà un amichevole contro una squadra di pari categoria. No, sabato, domenica, giusto per dare qualche informazione in più. Non lo so, è da definire. Perfetto, grazie Presidente. Grazie a voi, grazie a voi. Buonasera. Benissimo, allora torniamo. Ah no, dobbiamo andare in pubblicità. Chiedo scusa perché ho sforato, al nostro regista Dino D'Angelo. Ci vediamo tra pochissimo anche con la sintesi che avevo Pescara. Ieri la sconfitta dei biancazzurri 1-0, gol di Rigoni in avvio di ripresa. Però è stata insomma una partita assolutamente onorevole, disputata dai biancazzurri. Sentiremo anche le dichiarazioni rilasciate a caldo nel post partita da Beppi Pillon. Tra pochissimo. Eccoci qui, 21:29, torniamo in diretta allo studio con Gianluca Colonnello, Federico De Carolis arrabbiatissimo con il sistema e Vincenzo Cilli. Che cosa faresti per cambiare lo stato delle cose, Federico?
Bisogna cambiare intanto gli uomini, perché se no non si va avanti. Infatti adesso lo cambieranno, la Federazione Italiana, finisce il commissario. Evidentemente questo commissario non sarà un grande competente, perché se no sarebbe comportato così. Io so una cosa, che fino ad oggi se c'era una precisione nel mondo italiano, questa era rappresentata dal calcio. Certo. Tutte le partite sono sempre iniziate all'ora in cui è stato deciso, non c'è stato mai, se non sono intervenuti fattori extra, non c'è stato mai qualcosa di strano. E adesso per tre o quattro persone che non so che quali, sì, ci avranno gli interessi personali di squadra, ma vuoi mandare all'aria tutto? Hanno sbagliato comunque, secondo me, sia la Lega sia la Federazione, dovevano mettersi d'accordo subito. Certo. Intanto il campionato di 19 squadre non mi sta bene, perché mi sembra anche questo una forzatura, un campionato si fa a 20 squadre, non a 19. Ma sappiamo che a 19 squadre poi guadagnerebbero 600-700 mila euro a testa, ogni società guadagnerebbe. Ma non puoi basare tutto. Quindi c'è un motivo legato. Sì, ma non puoi. Tanto non c'è un interesse economico, insomma. Ma non te lo fanno fare per interesse economico. Quindi alla fine ritorni a un caos che non avevi neppure previsto. Certo. Può darsi che alla fine se fanno a 24 squadre. Però sono d'accordo con te, perché si sapeva, no, che ci sarebbe stato un mare magnum di polemiche e tensioni, come è avvenuto oggi, un'ora e mezza per stilare il calendario. Tanta tensione, si è respirato un clima di tensioni proprio a Milano. All'inizio c'erano pochi rappresentanti delle varie società di Serie B, poi si è arrivati a questo varo del calendario. Bisognerà vedere se è reale o virtuale. Il presidente Sebastiani si è detto molto convinto che sarà questo il calendario. Si partirà con un format a 19 squadre, però giustamente, come diceva Federico, Gianluca e Vincenzo, si sapeva di questa situazione da tempo, da settimane, da mesi. Sarebbe bastato mettersi d'accordo prima di arrivare a quello che poi abbiamo vissuto. Viviamo questa situazione perché negli ultimi due anni c'è totale confusione. Continuano degli attriti. Cioè sempre gli interessi di bottega prevalgono, un po' è questo il punto, sì, no? Ci sono sempre degli interessi. Chiunque vuole portare acqua e valsente al proprio mulino, è questo un po' il... Assolutamente, ma così rompi tutto il giocattolo, perché è qualcosa che dà un pochino pena, perché i tifosi aspettano soltanto che il campionato cominci. Che la palla rotoli. Sì, assolutamente, perché... Così. Agosto le vacanze finiscono e quindi tutti basano il tutto sul calcio, perché è, soprattutto in Italia, è una parte importante della vita. Assolutamente. E dispiace perché non ci sono delle regole, ma si cerca sempre di aggirarle, di eluderle, di sviarle. Sono d'accordo con te, insomma è un calcio sempre meno credibile, Vincenzo. Questo è un po' il dato di fatto che emerge. Poi, scusa, dalla Massimo, giornata odierna. Un'altra cosa posso aggiungere: molte volte ci sono delle città, mi dispiace, come Bari. Assolutamente. Io ho disputato al San Nicola tantissimi derby, però se sono stati commessi degli errori si deve accettare la Serie D. Sono come d'accordo. Tantissime squadre ha accettato. Io ricordo pure il Pescara, quando tornò in Lega Pro, accettò e ricostruì la squadra e il Pescara tornò su, come il Napoli arrivò in Serie C, piano piano risalì. Perché non si... se sono stati commessi degli errori adesso... a monte, bisogna... cioè, se tu sbagli paghi dazio, appunto, è così, bisogna riorganizzarsi. Purtroppo non era di... Bisogna accettare l'errore. Sono d'accordo. Lo so che in Italia non è... Non è radicata la cultura della sconfitta. Della sconfitta, questa non purtroppo è radicata, perché è così. Però sembra ora che tutti vogliono essere ripescati. Tutti devono giocare in Serie B. Se sei retrocesso, devi restare nella categoria. Oppure hai commesso degli errori, riparti e risali, come hanno fatto tantissime squadre. Assolutamente. Ricordi il caso, a proposito, prima di dare la parola a Vincenzo Cilli, 2003-2004, la Fiorentina l'anno precedente si chiamava Florenzia, vinse il campionato di C2 ma saltò la C1 e si ripresentò al campionato di Serie B saltando la C1 e vincendo poi il torneo categoriale.
detto, sì, con Emiliano Mondonico in panchina. Sì, io giocai con la Fiorentina, proprio col Pescara, ricordi? Certo. Ci divertimmo quando... Grande autogol, partita. Ricordi? Gol di Amerini, sì, strepitoso il pareggio. Il tuo segnato, autogol, sì, me lo ricordo. Bello autogol. Ma capita, dai. Scherziamo, sì. Però se è una cosa normale passare, saltare un campionato... Assurdo. E quindi anche non è una oggi, cosa è anche attuale. Oggi, sì, non è una cosa, però bisogna tornare al 2003. Certo. Sono 15 anni fa, però se è capitato qualcosa del genere in quegli anni... Certo. E niente è cambiato in 15 anni e siamo ancora, stiamo vivendo una situazione simile a quella, sì, sì. E bisogna sedersi, come ha detto il presidente, però fare delle regole chiare, bisogna sedersi perché non è possibile. Assolutamente, poi ricordo ancora quel campionato, per aggiungere e chiudere un po' il discorso sul 2003-2004, 24 squadre, 46 partite, io le seguì tutte, ricordo un campionato bellissimo ma interminabile, snervante sotto tutti i profili. Il Catania fu riammesso grazie a una sentenza del TAR in Serie B, TAR, sì, proprio in quella estate del 2003. Successe di tutto. Successe di tutto, prego. Ma io per questo ricordo anche il fallimento del Napoli. Sì. Che non è proprio l'ultima squadra italiana, in Serie C aveva 30.000 abbonati. Per fare un sunto di quello che hanno detto gli amici, mi ha colpito una cosa che ha detto l'amico Federico, quando il saggio Federico, no, ma è una cosa giustissima, quando parlava del fatto che forse l'industria fra virgolette calcio è una delle poche industrie che in Italia hanno sempre funzionato, tant'è che fatturano migliaia di, sì, miliardi di euro. Ma visto che a questa situazione purtroppo ci si è arrivati, si parlava del commissario della FGC, hanno parlato proprio in questi giorni delle prossime elezioni da tenere il 22 ottobre. Cioè in questo, voglio dire, in questo marasma non si tiene secondo me mai conto, oppure poco conto, di quelli che dovrebbero essere gli attori, non dico più importanti ma quasi, e cioè i tifosi. I tifosi, sì. Contano le, come ricordava giustamente il presidente, sono d'accordo con lui, contano le TV, cioè... Io torno alla domanda che ho fatto al presidente. Però scusa Vincenzo, tu dici tifosi, io sono d'accordo con te, perché oggi noi facciamo clienti, parte, noi siamo sentimentali, romantici, sì, ci piace il calcio di un tempo perché quello era il calcio, però il calcio moderno sta facendo di tutto per allontanare, cioè, i tifosi dallo stadio. Tant'è che i tifosi, parliamo dell'Italia. I tifosi non si chiamano più tifosi, ma sono clienti. Se tu mi metti una partita il venerdì sera su Rai 2, tre partite il sabato alle 15, due partite la domenica 15, uno il sabato alle 18, uno la domenica alle 21, uno il Monday night alle 21, cioè voglio dire, a parte sono che d'accordo, secondo me Vincenzo, però, ma il prodotto, cioè è il prodotto che tu vai a vendere, la Premier League è venduta in tutto il mondo, la Premier League, sì, perché hanno un'organizzazione, sì, ritorniamo sempre alla stadi, cioè il tutto è vendibile, tipo se tu vai a vendere un prodotto, un orologio di lusso oppure un orologio... Dazon ha tirato fuori 750 milioni di euro in tre anni. Certo. Cosa deve dire ora? E vuoi che adesso non farà azione legale contro questa decisione? Ha già preannunciato. Cioè, Dazon, oltre alla diletta Leotta, che chiaramente noi tutti auspichiamo vedere prima possibile, ma voglio dire, ha preso gente come Paolo Maldini. Cioè, noi tutti, un plurale maestatis. No, no, sono certo, parlo per tutti. Professionisti di alto livello. Luis Figo, Andriy Shevchenko, Paolo Maldini, Pierluigi Pardo. Cioè. Quindi ha investito denari perché era convinto, ma... Anche vista dal punto di vista, guarda, il tifoso pescarese ha fatto l'abbonamento per 21 partite. Sì. Se il campionato si fermasse a 19 squadre, l'abbonamento, chi mi risarcisce? Certo. Quindi mi sembra il cane che si mangia. Io sono ancora legato al calcio di Avelange e Sordillo. Sì, quindi sì, questo calcio, a proposito di sentimentali, questo calcio non mi piace. Assolutamente, credo perfettamente d'accordo Federico De Carolis. No, dico, su questo mi pare, cioè, che tu sia stato, che il proprio calcio adesso sia diverso da quello romantico che abbiamo vissuto noi, è un dato di fatto ed è anche una cosa che deve essere accettata. Però bisogna trovare un quid medium, un equilibrio. Bisogna porre dei limiti ben precisi, certo, e tali, certo, da non sconfinare. Sono d'accordo, perché è chiaro che il calcio una volta non può essere riproposto. No, i tempi cambiano, come cambia la vita, cambiano anche i giocatori, cambiano tutto. I soldi. Però l'equilibrio, come dicevi tu, i limiti, i vincoli, qualche paletto in più bisognerebbe mettere. Questo pare è un giochino che ha funzionato sempre bene. Io non capisco come
stiano cercando di tutto per certo. non farlo funzionare più, per romperlo, per rompere il giocato. No, poi il paradosso, poi consentimi, è difficilissimo. E mi taccio, sì. Per quanto riguarda la Serie A, fra una settimana, fra qualche giorno, assisteremo forse al più bel campionato degli ultimi 10 anni. Sì. Ma a parte se arriverà o non arriverà, pare di no, Modric, ma sono arrivati al di là di Cristiano Ronaldo, stanno venendo tanti giocatori, quindi voglio dire, una volta che abbiamo la possibilità di goderci, come ricordava l'amico Gianluca, di goderci veramente delle belle partite, per la gioia delle nostre sì. mogli chiaramente, e nel frattempo si attiveranno con qualche legale ovviamente, e stanno facendo per rovinarcelo questo calcio. Sono d'accordo. È veramente un peccato. Anzi, ricordiamo i nuovi orari della Serie B, ne facevi riferimento poc'anzi, Vincenzo, ogni turno prevede un anticipo del venerdì alle 21 su Rai 2. Tre gare si giocheranno alle 15 del sabato più una alle 18. Sì. Due gare verranno disputate di domenica alle 15 più una alle 21 e lunedì ci sarà il Monday Night alle 21. Il campionato terminerà l'11 maggio 2019. Insomma, uno spezzatino. Dovrebbe. Con quattro dovrebbe, questa mi piace. Dovrebbe. Dovrebbe. Io non lo so, ma vedendo la situazione attuale non bisogna dimenticare che a settembre c'è anche il caso Chievo. Tra l'altro. Come ha detto anche e non è finita tra però, Palermo e Frosinone, attenzione. No, sì, non è finita perché è stata riaperta anche la situazione di Palermo e Frosinone e inoltre, come ha detto il Presidente, chi ad esempio perde una causa ne apre un'altra, sì, certo. perché si ha la possibilità. Vabbè, però di... allora... E lo fanno, cioè non c'è buon senso. C'era in federazione di adire le vie legali semplicemente con l'autorizzazione, è finito anche quel patto. Allora... Chi non rispetta quel patto viene radiato. Della serie affidarsi a un buon avvocato è molto meglio che prendere un gran giocatore. Dovrebbero stabilire una regola che chi va a dire le vie legali contro il calcio, contro la federazione, viene radiato il giorno soltanto alla presentazione. Ti mando via, basta. Questo dovrebbe essere. Massimo, diciamo, aggiungiamo sul nuovo compianto di Serie B, sempre se partirà, come giustamente ricordava Gianluca. Sì. Una cosa buona però, la Lega di Serie B l'ha fatta, almeno una. Quale? Cioè, quando ci saranno le sospensioni per le nazionali, per la prima volta si fermerà anche il campionato di Serie B. Ah, è vero. Almeno una cosa, ci siamo tante volte lamentati perché molti calciatori del Pescara venivano chiamati nelle nazionali. Sì, infatti il campionato si fermerà durante gli impegni delle nazionali, questa è bella, cioè una curiosità, voglio dire, è un'eccezione rispetto a quello che abbiamo vissuto in tutti questi anni in Serie B. Sabato, domenica 8-9 settembre, sabato, domenica 13-14 ottobre, sabato, domenica 17-18 novembre, sabato, domenica 23-24 marzo, come la Serie A. Dovrebbe, perché ora non sappiamo se parte, ma se non dovesse partire, quindi il campionato si sposta e vanno, queste date andranno a coprire le partite non giocate e quindi si giocheranno tre partite a settimana e saranno recuperate appunto nelle giornate. Però, queste soste per gli impegni nazionali diciamo che sono possibili con un format a 19 squadre. Esatto. Bisogna anche considerare questo, e così mi ricollego a quanto asserito da te Gianluca. Allora vediamo il cammino dei biancazzurri. Cremonese Pescara, la giornata inaugurale, o meglio l'esordio, la prima giornata, l'anticipo Brescia Perugia 24 agosto, venerdì 24 agosto, sempre che si cominci. Cremonese Pescara, gli impegni dei biancazzurri saranno questi: Cremonese Pescara, la seconda Pescara Livorno, Brescia Pescara la terza, Pescara Foggia, Pescara Crotone, Padova Pescara, Pescara Benevento, Spezia Pescara. Come inizio non c'è male, è chiaro che in teoria è un inizio, mi sembra piuttosto in salita, comunque complicato, in salita no, perché il Pescara comunque è una buona squadra, l'abbiamo detto tutti quanti, però è complicato perché sono tante formazioni accreditate. Sì, però ho visto gli organici della Serie B, anche delle neopromosse, secondo me il Pescara a livello d'organico è fra le prime 5 del campionato. Le prime 5? Sì, secondo me sì. Assolutamente. Ho visto le altre squadre, ho visto anche le partite che hanno giocato, il Lecce, la partita del Cosenza. Sì. Secondo me sono... Chi metti in testa le tre retrocesse, Benevento, Crotone e Verona e poi qualche altra? Ma il Benevento sicuramente. Sì. Metto anche il Pescara,
secondo me anche potrebbe far bene il Padova. Il Padova? Sì, il Padova è una buona situazione, stanno lavorando per lo stadio nuovo, c'è entusiasmo, la società è solida, è una buona squadra, l'allenatore conosce la categoria, arrivano dopo un campionato tra virgolette entusiasmante, certo, che l'ha riportati su e quindi c'è tanto entusiasmo. Però secondo me il Pescara quest'anno se la può giocare con più tranquillità. Le altre squadre ne ho viste diverse, anche il Crotone. Sì, Crotone è una buona squadra, oggi ha preso Valietti. Sì, Valietti è una buona squadra. E le altre, secondo me, molte delle nuove promosse devono prendere alcuni pezzi per la B, se no faranno fatica. Federico? Tu dall'alto della tua esperienza non ti pronunci, vuoi prima vedere le squadre magari giocare? No, dico questo, il campionato è sempre uguale, le partite, io quando al giornale mi chiedevano i pareri sul campionato, sulle prime partite di campionato, sul calendario, le previsioni, mi arrabbiavo in una maniera. Perché? Perché mi dava fastidio andare a dire, allora che ne sembra? Ah, ma sai, dobbiamo giocare tutte le partite, quindi... Vabbè, le solite risposte. E quindi era tutta una cosa posticcia. Il Pescara, secondo me, come ho detto sempre, lo ripeto, ha la squadra da playoff con proiezione in alto. Sì. Poi, ma è chiaro, il calcio è bello perché ti smentisce anche. Beh, questo sì. Intanto abbiamo visto la prima giornata, guarda un po' quanto è stato bravo, complimenti Dino. Rivediamo un attimo la prima giornata, perché è un dato sì, gli impegni dei biancazzurri fino a un certo punto, Spezia Pescara. Vediamo la prima giornata, allora, Ascoli Cosenza, Benevento Lecce, Brescia Perugia, Cittadella Crotone, Cremonese Pescara, dunque il Pescara allo Zini di Cremona, Cremonese del confermato Mandorlini, Foggia Carpi, Hellas Verona Padova, Verona che ieri è stato eliminato in Coppa Italia dal Catania e non è stata... solo la sorpresa del Verona, ma anche il Parma che ha perso col Pisa, addirittura sì, il Cittadella ha dato 3 gol in trasferta all'Empoli, sì. Cittadella che è un modello di organizzazione, non lo dico per piaggeria, ma sono gli anni, 12 anni, sì, sono gli anni che parlano l'ultimi a favore 12, di questa squadra, gli ultimi 12, 11 campionati di esatto, D e uno di C e sotto Marchetti su. Come DS un fenomeno, una società sana, qua sicuramente esatto, però è chiaro che anche l'ambiente aiuta perché non ci sono grandi pressioni, certo. È una squadra che si è privata di Kouamé e di Varnier che dir si voglia, però non sbagliano mai, Varnier, non sbagliano mai nelle sostituzioni, esatto, e hanno preso giovani e anche meno giovani di categoria, sì, che magari vengono anche dalla Serie C, cioè voglio dire è una società modello, non c'è dubbio. Cremonese Pescara abbiamo detto, Foggia Carpi, Hellas Verona Padova, Salernitana Palermo, Venezia Spezia, riposa il Livorno che sarà l'avversario del Pescara la seconda giornata. Pescara Livorno, l'esordio all'Adriatico, Giovanni Cornacchia, eccola qui la seconda giornata, Carpi Cittadella, Cosenza Verona, Crotone Foggia, Lecce Salernitana, Padova Venezia, Palermo Cremonese, Perugia Ascoli, Pescara Livorno, Spezia Brescia, riposa il Benevento. Certo che però questa sosta, Vincenzo, per le squadre a me non è mai piaciuta. Secondo me la cambieranno. Cioè il turno di riposo è una cosa... In Serie B vero? Cioè, è brutto pure da vedere, cioè, fa strano. Cambieranno. Tu dici, tu non credi, insomma... Io penso che qualcosa dovranno fare, non è che posso... Torna a 22, secondo adesso, secondo me, adesso è successo questo. Ha vinto la Lega di B. Sì. E la federazione è stata, cioè, è stata messa all'angolo. Sì. Prima o poi qualcosa faranno. Però Balata potrebbe saltare, Balata, il presidente, certo, della Lega. Sì, sì, certo. Per questa forzatura, perché non c'è stato l'ok... Io da quello che ho capito, il placet della FIGC non c'è stato. Sicuramente, ma salti o non salti, il campionato è 19 squadre, non gioca quasi... Cioè, si parte da 24 per partire, no, per poi andare a 19, cioè non, è semplicemente ridicolo, insomma. 24 è un eccesso, certo. 19... è un altro eccesso. Opposto. Cioè non si può. Assolutamente. Allora abbiamo detto il camion dei biancazzurri, poi ci vedremo il servizio Chievo Pescara, Cremonese Pescara, Pescara Livorno, Brescia Pescara, Pescara Foggia, Pescara Crotone, quindi due partite consecutive in casa. Padova Pescara, Pescara Benevento, Spezia Pescara, quindi il confronto con l'ex Pasquale Marino, Pescara Cittadella, Cosenza Pescara, Pescara Lecce, Palermo Pescara, Pescara Ascoli, Perugia Pescara, Pescara Carpi, Verona
Verona-Pescara e poi riposo proprio all'ultima giornata del girone di andata. Quindi riposerà all'ultima giornata del girone di andata, all'ultima giornata del girone di ritorno. Chiuderà in anticipo il campionato del Pescara. Non so se questo può essere strano. Può essere un vantaggio, ma anche una svada. Metti che ti trovi prima con due punti di vantaggio, l'ultima giornata non giochi, la seconda. Sì, ma infatti è assurdo, dai. Mi sembra una. Guarda, non so. Avendo una certa idea sulla burocrazia in Italia, soprattutto sull'interpretazione delle norme e sulla forza degli avvocati in Italia, per fare l'ultimo esempio, l'avvocato, no, che difendeva il Parma. Sì. Che qualcuno però ha anche detto, quella è una causa semplice. Tu dici Grassani? No. Chiacchio. Ah, Chiacchio, Edoardo Chiacchio, Chiacchio, il mio c'è amico esperienza. Edoardo Chiacchio. Quindi no, sono, d'accordo con, te, non mi meraviglierei, io adesso dirò una cosa che farà sobbalzare dalla sedia Federico De Carolis, ma non sarebbe una cosa così assurda vedere un campionato a 24 squadre. Perché alla fine vedrai che lo facessero pure a 28, è bellissimo. Perché alla fine succederà così, perché saranno sommersi da una valanga di ricorsi. E certo. E alla fine ci sono tanti di quegli interessi in ballo e se, come conosciamo, sappiamo, lo ribadisco, la giustizia italiana e come si interpretano le norme, non mi meraviglierei assolutamente se arriveremo. Il punto è quello della giustizia italiana che dovrebbe essere messa nelle condizioni di non intervenire nel calcio. Siamo d'accordo. E nello sport. Siamo a meno d'accordo. Che non si tratti di però, qualcosa di grave. Però, di qualcosa siccome di oggi le regole ci sono, ma guarda caso il calendario è stato stilato. Allora, visto quello che sta succedendo, rifanno nuove regole e la prima, l'articolo 1, tanto per fare un esempio, la società che decide di ricorrere contro la federazione alla magistratura ordinaria viene immediatamente radiata da se è una sì, cosa approvata giusto, da tu, voglio vedere che giusto condivisibile, certo. Però attenzione, la Lega di Serie B ha diramato un comunicato quando ha detto appunto che stasera alle 19 ci sarebbe stata la presentazione dei calendari. Nel comunicato ha tenuto a specificare si diffidano. Vogliamo che non ci saranno, insomma, per dirle in maniera molto semplice, non ci aspettiamo nessuna azione contro lesiva contro questa situazione. E questa è una cosa che giuridicamente non è possibile. Assolutamente. Comunque il commissario Roberto Fabbricini, con un comunicato ufficiale pubblicato da FIGC, ma lo diceva lo stesso presidente Sebastiani, io ho avuto qualche dubbio perché si diceva che si aspettava, no, l'ok della FIGC, si dovesse aspettare l'ok della FIGC per la stesura per il varo del calendario. Invece il commissario Fabbricini ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre. Quindi con una nota, insomma, con un comunicato ufficiale pubblicato dalla FIGC. Quindi, cioè, aggirando la norma. No, ma la norma 50, articolo 49, soprattutto l'articolo 50 delle NOIF. Certo. Perché una modifica si può fare oggi, ma poi diventa esecutiva tra due campionati. Certo. Quindi nel 2020-2021 sarebbe stata esecutiva una qualsiasi modifica fatta oggi, diciamo. Quindi il primo attore ha detto ok, adesso bisogna vedere chiaramente DAZN, che come ricordavi tu giustamente ha investito parecchi soldini e non credo assolutamente gli starà bene un campionato a 19, oppure magari andrà dalla federazione e io ho investito quasi 1 miliardo di euro. Adesso che dobbiamo fare? Certo. Troviamo una transazione, facciamo una. Come lo stesso Roberto Fabbricini, che non più tardi di 5-6 giorni fa, non ricordo con precisione, ebbe a dire devono passare sul mio cadavere se la Lega di Serie B decidesse di bloccare i ripescaggi a 19 squadre. Devono passare sul mio cadavere, invece mi pare che le cose siano andate verso una direzione diversa, se non opposta. Allora, abbiamo detto tanto di questo calendario di Serie B, abbiamo detto anche i nuovi orari del torneo cadetto, i turni infrasettimanali, 4. Martedì 25 settembre, martedì 30 ottobre, giovedì 27 dicembre, martedì 26 febbraio, martedì 2 aprile. E quindi vabbè, più o meno sono le stesse, mi pare che non ci siano grandi differenze con il recente passato. Allora andiamo a vedere qualche immagine invece del confronto di Coppa. Ieri la Chievo ha prevalso sulla Pescara 1-0 in un deserto assoluto, lo stadio Marcantonio Bentegodi, anche per il caldo, si giocava alle 18, erano presenti
poco più di 500 spettatori, pensate, cioè la cattedrale nel deserto, ha prevalso il Chievo di Danna, ex allievo, ex giocatore di Pilloni, quella amico, famosa... Tuo amico, Lorenzo Danna? Sì. Ma non avete giocato insieme? No, abbiamo giocato, però abbiamo giocato diverse volte contro, abbiamo fatto i corsi a Coverciano, 1-2 insieme... Quindi lo conosco bene, cioè ogni tanto ci sentiamo. Beh, il suo impatto è stato, direi, ottimo lo scorso anno quando ha sostituito Maran. Lui è da sempre nel Chievo. Sì, infatti, è una colonna. Sì, è una colonna, ha allenato, penso, gli ultimi 4 campionati in primavera. Certo. E sono contento che gli abbiano dato l'opportunità di esordire in A, l'ha fatto bene l'anno fatto scorso. Bene, ha salvato la squadra che era in caduta libera a un certo punto con Maran, stranamente, perché Maran comunque è un buonissimo allenatore. Però molte volte una scossa fa bene, soprattutto a livello psicologico. Lui conosceva l'ambiente, i giocatori. E ha colto al volo questa opportunità. È stato molto bravo. Danna, dicevo, è stato giocatore di Pilloni in quella fantastica stagione del Chievo, probabilmente la migliore in Serie A finora, non vorrei sbagliarmi, nella storia del Chievo, settimo posto, che poi è diventato quarto per gli effetti di Calciopoli, preliminari di Champions League, era il 2005-2006, l'anno successivo il preliminare fu sconfitto il Chievo da Levski Sofia, altrimenti avrebbe affrontato Barcellona e Chelsea nel girone eliminatorio. Sarebbe stato qualcosa di incredibile e, ironia della sorte, Pilloni aveva fatto molto bene nel 2005-2006, la sua avventura la stagione successiva è durata poche giornate perché poi scattò l'esonero. Sono cose che capitano, il calcio è così, però è stato ricordato tantissimo, con grande affetto a Verona, allo stadio Marcantonio, soprattutto dal suo ex giocatore Lorenzo Danna. Andiamo allora a seguire quello che è successo, 1-0, pochi spunti, però soddisfatto Pilloni soprattutto per i progressi della squadra nella tenuta difensiva, lo sentiremo nel servizio. La brillantezza non c'è ancora, assolutamente comprensibile, sconfitta onorevole a Verona, sponda Chievo, decide questo colpo di testa di Rigoni ispirato in avvio di ripresa da Etemai. Del resto la Coppa Italia non poteva che fungere da rodaggio per il campionato, vero obiettivo dei biancazzurri. Qualcosa da rivedere certo, specie in attacco, ma anche qualche progresso nella tenuta difensiva, come sottolineato a fine match dall'ex Beppe Pilloni. Siamo ancora in ritardo, non siamo ancora brillantissimi, però la squadra sotto aspetto anche difensivo ha tenuto bene contro la potenzialità del Chievo, una squadra di Serie A che ha fatto vedere che ha delle qualità importanti, però la squadra ha tenuto bene, alla fine potevamo rimediarla, abbiamo avuto delle possibilità per pareggiare, ci siamo riusciti, ma la squadra ha cercato di giocare e secondo me sono stati fatti anche dei passi in avanti sotto l'aspetto difensivo rispetto alla prestazione precedente. Siamo 30 giocatori, perciò l'organico deve essere questo, a meno che non succeda qualcosa negli ultimi giorni, che magari succede sempre la sorpresa, però insomma, linea di massima io sono contento dei ragazzi che ho a disposizione. Sistemi pressoché speculari. Danna, già pilastro della difesa del Chievo, targato Pilloni, stagione 2005-2006, si affida solo a tre quarti alla tandem Birsa-Giaccherini. Entrambi agiscono alle spalle di Stepinski. Per contro torna Elisalde per rotta preferita a Scognamiglio. Inizialmente Palazzi e Macin non al meglio. Davanti il tridente delle ultime uscite, Mancuso, Cocco, Antonucci. Parte meglio il Chievo, senza tuttavia insidiare pericolosamente la porta di Fiorillo. Fatta eccezione per questa testata di Rigoni sventata dall'estremo biancazzurro. Sempre a fine frazione, intervento più che sospetto in area di Cacciatore da Tergo su Antonucci sotto lo sguardo di Mazzoleni di Bergamo, che lascia correre. Si infortuna Palazzi, problema al polpaccio da valutare. Entra Macin, ottima opportunità per Gravillon che di testa colpisce malissimo sotto misura. Ripresa, manovra avvolgente del Chievo, Giaccherini libera Etemai che rifinisce per Luca Rigoni, traversa rete, nulla da fare per Fiorillo, è il gol qualificazione, anche se il Pescara organizza una buona reazione, attacco però spuntato, Canutè rileva Mancuso e si piazza davanti alla difesa, Brugman trequartista, 4-3-1-2, Monachello prende il posto di Cocco, Jaruzinski testa e riflessi di Fiorillo, quasi all'ultimo respiro, bella azione sull'asse Canutè, Macin, Brugman, corridoio per Monachello che perde l'attimo,
e viene provvidenzialmente contrato da Tomovic. Finisce così 1-0. Chievo ai sedicesimi, affronterà a dicembre il Cagliari, ieri vittorioso sul Palermo. Intanto, interpellato telefonicamente dall'ANSA circa la notizia relativa al procedimento che dovrebbe determinare un sequestro per equivalente sui conti correnti bancari di circa 4,5 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza per un presunto mancato versamento dell'IRPEF in compravendita di giocatori, il presidente del Delfino, Daniele Sebastiani, precisa: si tratta di IVA e non di IRPEF, per una cifra che non è di 4,5 milioni ma di 3,5 milioni. Se si fosse trattato di IRPEF avremmo subito anche una penalizzazione. Voglio però aggiungere che non c'è nulla di nuovo, perché stiamo parlando dei versamenti IVA dell'anno della Serie A, già previsti nei conti della società e che continueremo a pagare anche con gli introiti del budget di fine mercato. Sotto questo aspetto la società è tranquilla, continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto, secondo le regole che abbiamo sempre rispettato. Visto che c'è anche... L'hanno studiata proprio bene, eh? Adesso sto leggendo proprio il comunicato della Federazione Italiana Gioco Calcio, il commissario straordinario Fabricini, vabbè, insomma, tralascio tutto il papiro che ne segue, purtroppo sono articoli lunghissimi, sono comunicati lunghissimi, delibera di annullare le disposizioni contenute nel comunicato ufficiale numero 54 del 30 maggio 2018 e di modificare con effetto immediato, d'intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie B e sentite le componenti tecniche, l'articolo 49 delle NOIF, prevedendo per il campionato di Serie B 2018-2019 un numero di 19 squadre anziché 22, mantenendo inalterato il numero delle promozioni 3 squadre e delle retrocessioni 4 squadre. Cioè, praticamente si può fare tutto in Italia. Le regole non servono più a nulla. Quello che ho detto prima. Cioè, in un attimo... Un comma, sì. Esatto, hanno modificato, sì, quello che... In realtà diceva il contrario, perché la modifica sì la puoi fare oggi, ma viene resa esecutiva tra due campionati. Consuetudo ad necessitatis. Esatto, bravo. Forse ragiona lui quando dice che adesso interverranno i legali. Quello che ho detto prima. Adesso la parola finisce. Adesso... chissà dove andremo a finire. Ci sarà lavoro, abbiamo tanti avvocati in Italia, ci sarà lavoro per... Ma non c'è tempo. Questo è vero. Cioè, l'hanno studiata bene proprio perché non c'è tempo. Tutti quanti quelli che vogliono rientrare, cancellare e cambiare. Il calcio è questo. La Serie B andava benissimo a 20 squadre, non a 19. Quindi un giudice, secondo me, intelligente, perspicace, dice: guarda, state sbagliando tutto, andate via, andate a casa, boccio tutti. Stendiamo un velo, che forse è la cosa migliore, andiamo in pubblicità, ci ascoltiamo qualche consiglio, la linea torna a Danilo, a Dino D'Angelo, Danilo è in ferie, beato lui, Danilo Cinquino, Dino D'Angelo, tra poco parleremo anche del Teramo, ci collegheremo con il DS Emilio Capaldi, tra l'altro è venuto a mancare oggi Ermanno Piccone, storico presidente del Celano, davvero una grande persona, non lo si dice soltanto perché è venuto a mancare all'età di 78 anni, ma veramente un uomo con la U maiuscola, come ha detto nel pomeriggio di oggi il DS Emilio Capaldi, il direttore generale del Teramo Emilio Capaldi, che è stato per 25 anni direttore sportivo del Celano, al fianco proprio di Ermanno Piccone, una grande persona, un grande imprenditore che è deceduto proprio nella mattinata di oggi, a tra pochissimo. È scomparso oggi Ermanno Piccone, tra poco ne parleremo con il direttore generale del Teramo Emilio Capaldi, parleremo anche del Teramo, si sta muovendo sul mercato, si è arrivato l'ok del Torino per Fiordaliso, classe 99, che può giocare a destra e a sinistra del reparto arretrato, ma all'occorrenza anche centrale di difesa. Federico, nel frattempo però qualche giorno fa è venuto a mancare anche un grande nella storia del calcio, allenato il Cagliari, il Torino, allenato a Pescara in sostituzione di Antonio Valentino Angelini, Gustavo Giagnoni, che tu conoscevi a Menadito. Giagnoni l'ho conosciuto, conoscevo bene, innanzitutto di tutto era un grande uomo. Grande uomo. Poi è stato un tecnico che ha avuto dei momenti felicissimi, ha allenato il Milan, ha allenato grandi squadre. La Roma anche. Forse quando è arrivato a Pescara è arrivato sul finire della carriera, e non ha trovato neppure una squadra adatta, sì, alle sue idee calcistiche,
Per cui Serie A 79-80. Sì. Serie A 79-80, però Giagnoni ha sfiorato lo scudetto con il Cagliari, alla guida del Cagliari. Sì, fece secondo, mi pare. Anzi, no, alla guida del Cagliari, del Torino, chiedo scusa. Col del Torino, Torino. Col Torino, sì. Fece secondo. Nel 71-72. Infatti a Torino è ancora ricordato moltissimo, così come è ricordato molto bene a Milano, perché è stato, credo sia stato anche nel Milan. Sì, tra l'altro nel Torino lui sfiorò questa vittoria, arrivò secondo, credo campionato 71-72, cioè, qualcosa del genere. Era un gettò grande le basi per lo scudetto di Radice, che poi avrebbe vinto Radice nel 75-76. Ha avuto momenti di grande popolarità, tanto che si parlava di lui addirittura per la nazionale. Sì, quindi sì. Quindi dispiace, perché a Pescara aveva un sacco di amici, a Pescara era stato accolto con un entusiasmo indicibile, senza pari. Poi purtroppo se la squadra va male, anche lui, tanto che tra i dirigenti del Pescara c'era qualcuno che lo voleva confermare anche per l'anno successivo, nonostante la retrocessione. Purtroppo. La foto di un sorridente Giagnoni, ringraziamo il nostro Dino D'Angelo che ci fa vedere appunto questa fotografia. Tra l'altro l'allenatore col bacco, sì, amava proprio questo no, tipo. No, ma quella di era una questione scaramantica. Ah, era proprio tipo Mazzone col cappotto. Ah, ecco, capito. Olivieri col cappotto, la giacca dello stesso colore, insomma. Era un gran signore, tutti quanti, come hai scritto anche tu, un gran signore, sì. Però era sanguigno, di carattere, di temperamento. Non era sanguigno, tant'è vero una volta ha tirato un pugno a causa. Infatti, sì, ho letto anche io questa storia. Era poi, alla fine ci ha fatto pace, credo che ci abbia fatto pace, però... E lui era così, durante le partite riconosceva poco i torti suoi e i meriti degli avversari. Voleva sempre vincere, d'altro canto lo sport. Sì, infatti a me quando mi facevano ridere, ricordi quando andavano prima della partita, scusi mister, ma domani lei vuole vincere, e che gioco per perdere. giustamente, abbiamo ricordato anche la figura di Gustavo Giagnoni. Non so se abbiamo già la possibilità di interloquire in diretta con Emilio Capaldi, mi pare di no, Dino? Adesso ci sta provando il nostro regista, così facciamo il punto anche sul Teramo, campionato di Serie C, tra l'altro... No, non c'è. Anche il campionato di Serie C e probabilmente quello di Serie D potrebbero slittare entrambi, sì, alla luce. È una catena. È una catena, perché se le squadre che sono retrocesse, vedi esempio come il Catania, dopo ci sono squadre come il Bari che vuole essere De Laurentiis, riammesso in C. Cioè tutti vogliono essere, cioè, tutti i demeriti che hanno avuto si cancellano, oppure si attutiscono con una, come se con una semipromozione. Per esempio vai a scuola, sei bocciato, non vuoi essere promosso, certo. No, tu non hai studiato, anche lì fanno ricorso al TAR. Nonostante pagelle tipo scadimento, fanno ricorso al TAR. Meno male che lì poche volte hanno ragione, altrimenti. Eccolo qui, Emilio Capaldi, direttore generale del Teramo. Buonasera Emilio, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a te Massimo e agli ospiti che hai. Una giornata molto triste, no? Perché comunque il calcio abruzzese è in lutto, io l'ho conosciuto personalmente, Ermanno Piccone, grande persona, tu me ne hai parlato in modo entusiastico nel pomeriggio di oggi quando ci siamo sentiti, del resto 25 anni della tua vita li hai legati proprio al Celano e soprattutto alla famiglia Piccone. Beh, io sono in difficoltà a parlare della famiglia, ma soprattutto della persona di Ermanno Piccone. Come ti ho detto oggi, io ho conosciuto tantissime persone in questo mondo e nella vita, però un uomo del genere, con la O maiuscola, credo che ne ho conosciuti pochi, e lui è uno di questi. Per me è stato sempre un secondo papà, e se non sono mai andato via da Celano è per la stima, l'affetto, l'amore tra virgolette che chiaramente provavo per lui, perché mi diceva sempre: me, se vai via tu da Celano è finito il calcio a Celano. Pensa un po', finché ci sto io stai con me, poi dopo fai come vuoi, però non mi devi mai abbandonare, perché si fidava in maniera cieca, quello che facevo io per lui era ben fatto.
e quindi una persona che ti dà questa ampia fiducia, che facciamo un budget, lui arriva a quello che arriva, io devo pensare al resto, credo che ce ne sono pochi, e quindi per me è difficile solo parlartene, perché io da stamattina sono rimasto a terra perché avevo dei appuntamenti, degli impegni, e quindi adesso lavoro per il Teramo, e quindi certo, stasera torno a Celano per stare vicino alla famiglia, ma per rivederlo un'ultima volta, perché ci tengo in maniera incredibile. Quindi fino a stasera sto con il Teramo per impegni presi, per appuntamenti, per il bene della società in cui lavoro. Però anche se fosse le 2 la notte torno a Celano, perché io domani voglio stare vicino a quella famiglia. Ti comprendiamo benissimo, Emilio, anche perché insomma 25 anni sono tanti, caratterizzati da grandi successi, da risultati storici, perché insieme avete portato il Celano dal dilettantismo al professionismo, avete anche sfiorato la C1, quella partita la ricordo perfettamente, quel duplice spareggio col Marcianise, l'ho seguito proprio per Rete 8, 2007-2008, insomma avete fatto cose incredibili. Sì, ma la maggior parte del merito era suo, perché una persona di altri tempi, con dei valori importanti, parlava con tutti, aiutava tutti, era amico di tanti, e quindi diciamo si faceva voler bene. Quindi se uno doveva lavorare 10 ore al giorno per la società, lavorava altri 3 per lui, perché lo meritava. Non lasciava niente di intentato, si fidava, faceva fare, però voleva sapere, aveva un amore viscerale per il Celano Calcio, e quando gli proposero anche società più blasonate, città importanti, quindi io sono il primo tifoso del Celano, e quindi a qualsiasi categoria io sto qui. Certo. Non gli interessava andare da altre parti, anche se sia a livello economico, sia a qualsiasi cosa, se lo poteva permettere ampiamente. Certo, lo spirito proprio di appartenenza. Tra l'altro, insomma, con la famiglia Piccone ci sono stati, o meglio, il Celano ha lanciato dei giocatori che ancora adesso militano nel massimo campionato. Mi riferisco a Daniel Ciofani, a Federico Dionisi, a Sebastian De Maio. Sì, ma anche Zanon. Anche Zanon, Damiano, come no? Negro. Diciamo che persone che sono rimaste sempre legatissime a lui, ma anche gente che militava in Serie D, che vincemmo il campionato per andare in C, i Caradonna, eccetera, eccetera, che praticamente si sentivano molto spesso in una stagione. Abbiamo fatto anche delle scene per ricordare quei momenti bellissimi per tutti. Mi ricordo anche il campionato di eccellenza, questo è un ricordo particolare, così leghiamo due persone che purtroppo non ci sono più, una è proprio Piero Di Pietro, allenatore di quell'Auretum, che esatto, diede del filo da torcere a quel Celano che militava nel campionato di eccellenza, 73 punti il Celano, 72 il Auretum a fine campionato. Sì, perché noi eravamo 13 punti indietro, sì, e facemmo una cavalcata nel seconda parte del campionato incredibile, eppure il mister lo ricordo volentieri, una persona, persona per bene di altri tempi. Purtroppo sono persone che se ne sono andate, ma mancheranno, però purtroppo la vita è così. Però ecco, quello che possiamo dire è che sono personaggi, e per quanto mi concerne, Ermanno, io finché avrò fiato non lo scorderò mai, perché con me è stato sempre vicino, ha avuto anche dei problemi fisici eccetera, e lui era molto preoccupato di questa cosa, e mi è stato sempre vicino anche nei momenti che io ho passato, e quindi per me, ti ripeto, non è che te lo dico per frati, ma per me, dopo mio padre, lui era il secondo papà. Sono parole bellissime. Emilio, ti faccio solo una domanda sul Teramo. Intanto, ecco, Fiordaliso, abbiamo novità dal Torino, oppure temporeggia? Che fa il Torino? Non dà l'ok per questo ragazzo? Diciamo che il procuratore è d'accordo, il ragazzo sarebbe felicissimo, tant'è che rifiuta altre destinazioni perché vuole venire a Teramo, perché poi noi abbiamo un allenatore che è un martello,
e quindi sta cercando di lavorarsi il procuratore, e non ne può più il procuratore, quindi sta asfissiando, quindi sicuramente se viene qui è perché non ne può più del mister. Ho capito. Ricordiamo, un classe 99, un giovane prospetto, può giocare sia a destra che a sinistra nel reparto arretrato, ma all'occorrenza anche da difensore centrale. Le uscite, a che punto siamo? Vabbè, insomma, i nomi sono ormai, voglio dire, sono noti a tutti, quelli di Amadio, di Tulli e di Mancini. Sì, sono questi tre nomi, io poi con lui ho un buon rapporto con loro, ma è chiaro che se hanno poche possibilità di giocare, di far parte di un progetto tecnico, io credo che debbano avere possibilità per attivarsi e trovare altre soluzioni, e noi non li abbandoneremo, gli stiamo dando una mano, però è chiaro che noi quest'anno abbiamo altre necessità, abbiamo ringiovanito ancora di più dei ruoli specifici, e per Amadio è chiaro che lì è un ruolo che abbiamo in prima battuta Ranieri, un 97 secondo me molto forte, sì, è vero. In seconda battuta Persi, un 98 che io conosco benissimo, certo. E quindi lui avrebbe poco spazio, e lei è un giocatore che non meriterebbe di rimanere a Teramo e non giocare. Quindi Vitale sarà tesserato. Vitale lo tessereremo a giorni. Perfetto, Simone Vitale, ex Pescara, classe 1986. Dunque questa è la notizia più importante: Simone Vitale sarà tesserato dal Teramo, del presidente Campitelli, in collegamento Emilio Capaldi. L'ultimissima proprio, lo giuro, novità sulla partita di Coppa con Rieti? Ma notizie di stasera, io ho parlato con i dirigenti, fino a stamattina era a porte chiuse, è ufficiale. Stasera alle 18 hanno aperto i cancelli, quindi domenica alle 17.30 Rieti Celano, la seconda partita del primo turno, si giocherà a porte aperte, non chiuse. Cioè Rieti Teramo. Rieti Teramo. Perfetto, benissimo. Grazie Emilio, sei stato gentilissimo come sempre. Grazie a te, un saluto agli ospiti. Grazie. Grazie ancora Emilio Capaldi, direttore generale del Teramo. Ci fermiamo per l'ultima volta e poi il gran finale con Federico De Carolis, che è infuriato per quello che sta accadendo, lo ripetiamo, nel calcio italiano. Però i tempi tuoi non possono più tornare, caro Federico, ma anche i miei, perché io mi avvio. Non devono neppure tornare, insomma, non sono. Sono anziano. No, ma pure io voglio, ma non dire, è sono che, anche i miei non tempi, è che non sono legato al passato, però non bisogna mai ripudiare il passato. Bravissimo, su questo sono d'accordo. In tutto e per tutto. Assolutamente. Ci sono state delle cose buone, ottime, che bisogna tenere, conservare e cercare di aumentare. Sono d'accordo. Invece, prendere sempre spunto da quello che di buono ha lasciato il passato, e c'è stato tanto di buono. Ci fermiamo per pochi istanti, linea Dino D'Angelo. Eccoci qui, 22:24 minuti, qualche minuto ancora insieme e poi ci saluteremo. Dovrebbe esserci in linea tra poco, insomma, il nostro affezionato telespettatore Carlo, che magari vorrà dire la sua su quanto accaduto questa sera. Ripetiamo, eccolo qui, Carlo. Buonasera Carlo. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Dici tutto. No, volevo riprendere un attimino la partita di Verona. Sì. Secondo me il nostro buon allenatore ha visto un attimino la partita in modo differente, per cui l'inserimento di, mi sembra, Monachello sia entrato dopo. Sì, non erro, sì, no? Sì, dopo, sì. Sì, e al non posto ho capito di Cocco. Perché, e non ho capito perché. Vabbè, saranno decisioni tecniche. Sì, vabbè, è decisioni bella. Tecniche, però okay. Tu ti vai a giocare. Cioè, evidentemente non è ancora al massimo Monachello, forse in ritardo rispetto a Cocco. Cocco lo sta vedendo meglio l'allenatore. Il fatto che sia in ritardo... tutto dipende dal manico. Ho capito. Cioè, questa... Insomma, le partite in Coppa Italia te le giochi così, in un attimo, per cui c'è stata poca visione, di conseguenza dico al signor Pillon datti la svegliata, insomma. Addirittura già dalla seconda partita ufficiale, dai. Cioè proprio... No, datti una svegliata. Dalla seconda partita ufficiale, datti una svegliata. Cioè, voglio dire, ha perso 1-0 a Verona col Chievo, che è una squadra di Serie A, Non mi pare che... Sì, vabbè, ma se andiamo a vedere la squadra del Chievo, è l'ultima squadra della Serie A, quindi... Ah, sei già sicuro? Cioè, tu spari sentenze questa sera? Ma cioè... non,
ma io non posso arrivare a un contenzioso già perdendo. Il discorso è un altro. Cioè Cocco non ti fa impazzire, insomma, questa è la sintesi. Cocco non ti fa impazzire, insomma. Ma non è che Cocco o non Cocco, il discorso è che se devo mettere Giovanni al posto di Nicola perché Pancrazio dovrebbe essere venduto e poi tutta la mediana lascia veramente far ridere proprio, cominciando dal signor Memusciai che lo raccomando, insomma. Ma scusa, toglimi una curiosità, ma sei stato a Verona perché la partita non è stata data in diretta, neanche in differita? Sì, quello, ma che sappiamo, mi sappiamo tutto, tutti quanti hanno preso... No, perché io faccio fatica a commentare questa partita, no, perché non l'ho vista. Quindi. A proposito, Massimo, a proposito, sì, ci tengo a precisare, vorrei cercare di precisare che non c'è assolutamente la possibilità di ascoltare la partita, quindi non c'è nessuna radio a prescindere dalle televisioni, ma lasciamo perdere, non lo so chi è, qual è la radio preposta, ma lasciando perdere quello e quell'altro, hanno avuto tutti quanti 5, tutti quanti 5. Sono andati lì a Verona a farsi la passeggiata, insomma. Okay. Buon segno, buon segno. Buon segno, dice Federico. Vabbè, contenti voi, vabbè. Noi non siamo contenti, la panchina 58 segno, non è contenta. Quando si perde con una squadra di Serie A in Coppa Italia vuol dire che in campionato si andrà bene. Però ha detto che è l'ultima squadra della Serie A, secondo me. Anche con l'ultima. Anche con l'ultima. È una delle prime squadre della Serie B. E poi il Chievo non è l'ultima squadra di Serie A. Grazie Carlo, gentilissimo. Buonasera a tutti. Sempre originale e simpatico il nostro amico Carlo, molto affezionato alla nostra emittente, 22-27. Allora Vincenzo, dobbiamo trarre le conclusioni di questa giornata che è stata campale, se vogliamo, no? Il caos c'è. Sotto tutti i punti di vista. Il caos c'è e non è finita qui, sicuramente ne vedremo ancora delle belle. Sul Pescara io ho soltanto due dubbi. Il centrocampo mi sta bene, anzi io credo che sia uno dei più forti della Serie B. Se rimane Brugman. È sempre la stessa storia, la condicio sine qua non, però ecco l'esterno basso di destra e in attacco ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché l'alternanza Cocco-Bonachello non mi convince. Certamente come esterni anche lì siamo messi molto bene con l'arrivo anche di Capone, sì. Antonucci, Marras, lo stesso Marras, Mancuso. Bisogna vedere se Cocco e Monachello riusciranno a realizzare almeno 10 reti, cioè abbiamo bisogno di un attaccante che ci faccia almeno 15 gol, vado in doppia cifra perché in problema. Serie B... No, no, sono d'accordo, però il problema Pescara, è che se il sistema di gioco è questo, 4-3-3, gioca uno o l'altro. Certo. Allora. Però attenzione, perché ieri nella parte finale del match, tra l'altro nella quale il Pescara ha giocato meglio, a detta dello stesso Pillon, io purtroppo non ho potuto vedere la partita e mi fido del giudizio del tecnico di Preganziol, Pillon ha optato per il 4-3-1-2 con l'ingresso in campo di Canutè davanti alla difesa e Brugman trequartista alle spalle dei due attaccanti che erano nell'occasione Monachello, subentrato a Cocco, e Antonucci, se non vado errato. Questo perché, e concludo, sì, le nostre avversarie di Serie B si sono sotto questo punto di vista rinforzate. La prima, Cremonese, con Tanto, sì, Carretta. La Salernitana è andata a prendere Jallov, Perugia ha preso Melchiorri e Vido, e adesso vuole prendere anche Ardemani, insomma la Salernitana anche Djuric. Questa squadra mi convince abbastanza, però ci sono questi due però. Questi due però, non questi male. Due però. Gianluca. Però bisogna essere un pochino equilibrati nei giudizi, perché se no, già cominciamo da adesso. Ha perso a Genova 4-0, il Catania ha vinto contro il Verona, il Parma ha perso in casa contro il Pisa, cioè sono squadre che hanno perso con altre squadre di Lega Pro. Secondo me per tutta la situazione che c'è bisogna avere soltanto pazienza, perché no, ma aspetta, scanso di equivoci, Massimo mi conosce, io sono per natura, per carattere assolutamente equilibrato, sì, sì, il mio giudizio non c'entra assolutamente nulla con la sconfitta di ieri, sono d'accordo con Federico, io ne faccio soltanto un discorso che ho queste due incognite, questi due punti interrogativi, ma per me questa squadra va benissimo, perfetto, va bene, insomma. E secondo Federico De Carolis invece? Intanto la sconfitta di Verona dà una spinta al tecnico e ai giocatori
per un esame completo della situazione che si è creata fino ad oggi. Se a Verona avessero pareggiato, dice, ah, siamo forti, abbiamo pareggiato a Verona con una squadra di Serie A, invece... Cioè può essere dico, salutare, insomma, questa... Sì, io dico sempre che una squadra di categoria, di Serie B, che vince con una squadra di Serie A, poi le statistiche un po' lo dimostrano, questo sì. No. Pensieri miei personalissimi, per cui posso anche sbagliare, però certo, ho sempre visto che anche se il calcio d'estate è mendace per definizione, e tu sarai d'accordo con sarà me? Sarà mendace, ma fino a un certo fino punto, a un certo perché punto. Cioè, se una squadra comincia a vincere d'estate, poi vince anche d'inverno, tranquillo. Allora scusa, il fatto che abbia perso il Pescara non depone a suo favore. Pescara ha perso in Coppa Italia con una squadra perciò, di altra categoria. Infatti, questo e questo mi ha fatto molto piacere, perché può riesaminare tutta la situazione. Allora, lei la deve perso, riesaminare. Il Frosinone che ha perso torneranno automaticamente se avesse in Serie vinto, B. Se avesse è presto dirlo. No, io questi te l'ho specificato. No, ma io sto facendo per avvalorare quello che stai dicendo. I pensieri personali, può essere che sbagli tutto. No, io sono d'accordo con te. Che molte volte ho sbagliato tutto, non è che in senso calcio. Attenzione, poi dobbiamo fare i complimenti a un attaccante abruzzese che sta facendo molto bene nel Sud Tirol lo scorso anno in doppia cifra, Rocco Costantino, che ha segnato ieri il primo gol della vittoria del Sud Tirol a Frosinone. Questo è un ragazzo che ha fatto la gavetta e a suon di gol si sta meritando insomma la sua vetrina. Gioca col Sud Tirol da due stagioni e ieri è andato a segno nel confronto di Coppa col Frosinone. È un classe 1990. A proposito di giocatori, e chiudiamo, la Vastese ha completato l'organico con la classica ciliegina sulla torta, così come l'ha definita il presidente Franco Bolami. Per motivi di tempo non abbiamo potuto realizzare un collegamento telefonico, ce ne scusiamo, sarà magari un'occasione per intervistarlo lunedì prossimo. Giacomo Ridolfi è un classe 94, centrocampista di grande qualità, ha giocato nella Vis Pesaro, avrebbe potuto così avere un futuro luminoso nel calcio, qualche disavventura anche coinvolto nell'inchiesta Dirty Soccer nel 2015, ne è uscito bene perché soltanto 8 mesi di squalifica per omessa denuncia, un giocatore di grande qualità che ha fatto le fortune della Vis Pesaro lo scorso anno vincendo il campionato di Serie D, era entrato nel mirino, anzi era già del Carpi qualche stagione fa, quando a 16 anni era già titolare in Serie D nella Vis Pesaro, ha giocato un anno anche nel Sant'Arcangelo. Complimenti comunque alla Vastese per questa campagna acquisti sontuosa da parte del DS Ferdinando Ruffini, ricordiamo l'allenatore quest'anno Ottavio Palladini, due ex biancazzurri. Palladini, che è stato tuo compagno di squadra, Gianluca, insomma, grande Ottavio. Spero riesca a fare bene, riportare la Vastese in Lega Pro. Anche perché è una piazza molto, ma molto io ambiziosa e soprattutto quando calda. Giocavo 25 anni fa con il Francavilla, giocai lì un bel derby, c'era Cerbis. Ah! Se non ricordo male, giocava con la Vastese. Con la Vastese. Sì, pareggiamo 0-0 e pubblico fantastico. Ma Cerbis ex Bari, ex Pescara. Sì, sì, a Cerbis. Il mediano forte. Il mediano, sì. Mamma mia, quando partiva palla al piede se li portava indietro gli avversari, che giocatore. Altro calcio, altri tempi, caro Federico. Noi ci fermiamo qui, chiudiamo qui questo appuntamento con lo speciale Calcio Mercato. Ci rivediamo lunedì prossimo. Buon Ferragosto a tutti voi. Grazie Gianluca. Grazie. Federico De Carolis e Vincenzo Cilli. Grazie, buon Ferragosto. Grazie a tutti e buona serata.